questo è un video di cui sono già entusiasta perché vi presento un nuovo prodotto naturale di cui non avevo mai parlato in questo vlog e che ho recentemente acquistato. È stato uno dei miei acquisti d'autunno. Allora, vi faccio vedere la scatola anzitutto. Questa è la scatola, forse qualcuno di voi sicuramente già conosce questo prodotto, che si chiama El Naturalista, e qui c'è il ranocchio caratteristico di questo brand. Allora, che cosa sono queste? Sono scarpe fatte con materiali riciclati e con concia e tintura vegetale. Allora, vi faccio vedere, queste sono le scarpe che ho preso io. Questi sono degli stivaletti, sono viola, sono bellissimi. Ora ve li faccio vedere anche dentro, perché io avevo rimesso la gomma piuma per cercare di lasciarli in forma. E questo è l'interno, spero che si veda. Sì, si vede il ranocchio, qui c'è la chiusura con la cerniera lampo. Allora, non vi posso descrivere quanto sono comode, sono comodissime. Qui c'è di nuovo la targhetta col ranocchio. Questa è un'azienda attentissima di scarpe. Credo che facciano anche le borse. Sì, penso di aver visto le borse. Sono attentissimi alle materie prime, sono attentissimi al riciclo, utilizzano delle tinte vegetali. Sono scarpe che non costano pochissimo. Io queste le ho comprate su internet, su un sito di scarpe appunto, e le ho pagate 111 euro. Non costano pochissimo, io però non compro spesso scarpe, quindi, e soprattutto le scarpe mi durano anni e anni, quindi per me, diciamo, non sono stati soldi buttati via, anche perché ci cammino benissimo e per me le scarpe sono un problema, nel senso che nella mia città non trovo nessuno, sembra un po' ridicolo a dirsi, però è così, che abbia dei numeri superiori al 40. Basta avere il 40 appunto e mezzo in su, essendo naturalmente femmina, e le scarpe non si trovano. Perlomeno io non le trovo, trovo pochissimi modelli a disposizione che non mi piacciono, oppure di brand che hanno una politica che non mi piace, e insomma fatico anche ad avere rapporti sinceramente con il personale proprio dei negozi, che diciamo tende a umiliarmi facendomi provare dei numeri tipo appunto 39 o 40 che io so già non andarmi bene. They don't fit, come dicono gli inglesi, per forza non è il mio numero. E quindi volevo leggervi brevemente, anche se potete naturalmente andare a leggervelo da soli, però la eco policy di El Naturalista: utilizziamo materiali naturali, evitiamo di usare sostanze e prodotti inquinanti, collaboriamo a preservare l'ambiente, massimizziamo l'utilizzo di sostanze biodegradabili e riciclabili, crediamo in una giusta remunerazione dei fornitori e dei dipendenti, promuoviamo modi di produzione tradizionali, sosteniamo l'impiego di nuove tecnologie e lavoriamo con trasparenza. Questo naturalmente è il marketing della ditta, cioè è il sito ufficiale con scritti capisaldi della loro politica. Io ne ho sentito parlare da una mia amica di queste meravigliose scarpe per la loro caratteristica di comodità, per i colori diciamo un po' inusuali e le forme casual. Io sono adoro diciamo i vestiti casual, e comunque la mia mise principale di tutto l'anno è uno stivaletto del genere con i jeans, quelli sapete tagliati come si dice bootleg, quindi quelli che cadono appunto esattamente sullo stivaletto, modello Stati Uniti e modello mandriano degli Stati Uniti, o anche biker, non lo so. Comunque io mi trovo bene e con questo look che ho da appunto 20 anni a questa parte, quindi mi trovo comoda, mi trovo a mio agio in tutte le situazioni. Non mi è richiesto un codice di abbigliamento elegante sul lavoro, basta
naturalmente essere ordinati, per cui se non ci sono eventi particolari, convegni, congressi, meeting o quant'altro, diciamo che uno stivaletto con un bel paio di jeans bootleg per me soddisfa la maggior parte delle esigenze durante l'anno. Ho fatto altre ricerche di calzature che utilizzano materiali naturali e che sono attente alla politica ecologica, e magari ve ne parlerò, però diciamo queste e il naturalista le volevo provare, le ho provate, le ho già calzate, sono comodissime, costano un pochino di più rispetto alle altre, però avete un buon prodotto e quindi se vi piace uno stile, se avete i gusti simili ai miei, vi piace uno stile comodo, colorato, casual, divertente e in tranquillità perché l'azienda ha un occhio di riguardo verso i lavoratori, verso l'ambiente e quindi è un'azienda proiettata nel futuro e che considera tutti i temi che sono importanti oggi e che ci premono se abbiamo un minimo di coscienza anche civile, direi che potete mettervi alla ricerca di queste calzature. Vi dico, io le ho comprate su un sito su internet, non posso dire ancora di essermi trovata bene perché ho fatto l'ordine e l'ordine è stato era la prima volta che ordinavo su questo sito. L'ordine mi è stato sbagliato completamente, mi sono arrivate prima delle altre scarpe. Io ho contattato il servizio clienti, proprio scarpe che non c'entravano nulla di un altro brand e oltretutto altro colore da uomo. Un altro numero per cui proprio sbagliatissimo completamente e ho contattato il servizio clienti, mi hanno mandato poi sostituito, cioè io ho rimandato indietro le scarpe vecchie a loro spese, cioè le scarpe che non avevo ordinato, loro mi hanno mandato invece quelle che io effettivamente avevo ordinato, che sono questo stivaletto viola, tra l'altro vi volevo far vedere che nella confezione c'è anche la praticissima e si vede proprio che è fatta da materiale riciclato, busta per viaggiare. Io queste le trovo comodissime perché non si può mettere in valigia la scarpa a contatto con gli indumenti, ovviamente. E con questo siamo a posto. E quindi poi mi hanno rimandato le scarpe giuste, dicendomi che per il disagio, perché ovviamente qualcuno deve essere in casa a ricevere il pacco, poi insomma io ero la prima volta che ordinavo su questo sito, quindi mi sono un attimo sbigottito, ho detto oddio, adesso cosa succede? Dovrò aprire una contestazione su PayPal, chissà, magari è stata una fregatura. Invece, mi hanno mandato le scarpe giuste, mi hanno promesso un codice sconto sul prossimo acquisto. Me l'hanno promesso, ma non me l'hanno ancora mandato. Quindi io non voglio fare la recensione ancora di questo sito, perché se quello che dicono corrisponde al vero e mi mandano il mio codice sconto, ne sono più che contenta e soddisfatta perché il servizio clienti ha funzionato e un errore può capitare a tutti. Se invece mi hanno promesso un codice sconto che non arriverà mai, devo trovarmi un altro fornitore di El Naturalista. E vabbè. Comunque, sono stata fortunata tramite informazioni reperite qua e là su internet, sono riuscita ad azzeccare il numero giusto alla prima, quindi le ho misurate e fortunatamente andavano proprio bene, calzavano perfettamente. È sempre un po' un terno al lotto acquistare un paio di scarpe di una marca che non si è mai provata su internet perché c'è il rischio di sbagliare il numero. Io ormai ho una tabella segnata in agenda con la misura in centimetri, quindi facilmente convertibile anche in millimetri del mio piede e cerco sempre di confrontarmi con le guide alle taglie dei siti per vedere se il numero può essere il numero giusto. In più, scegliendo sempre calzature abbastanza casual e che vestono in modo comodo per persone pratiche, sempre in movimento, come ad esempio è il naturalista, ho diciamo una buona chance di indovinare, infatti è andata così. È chiaro che per scegliere un décolleté, una scarpa col tacco, una scarpa elegante,
diciamo, sarebbe molto più difficile e secondo me sarebbe necessario provarle prima. Comunque, Davide è passato nel video e quindi adesso posso chiudere e ci vediamo al prossimo. Mi raccomando, fatemi sapere se qualcuna o qualcuno di voi ha provato queste scarpe, se le compra, se ne ha mai sentito parlare e dove le ha trovate. Io ho fatto una ricerca su internet e ho visto che c'è un negozio storico di Milano che tiene marca questo brand, altrimenti poi ci sono vari siti di scarpe su internet, eccetera, eccetera. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.